Per dare ancora maggiore valore abbiamo poi esteso l'indagine anche a imprese non associate, quindi possiamo dire che quelli che i dati che adesso andremo ad affrontare sono effettivamente rappresentativi di una realtà ben concreta. La prima osservazione, per procedere in questo senso, abbiamo messo a punto una nota, un questionario che abbiamo condiviso con i soci della consulta per verificare se quelle erano le domande, cioè i quesiti che volevano in qualche modo mettere in campo. Abbiamo raccolto gli elementi, li abbiamo elaborati, li abbiamo posti a confronto con quelli che erano i dati relativi all'andamento del settore, a quelli che Istat ci dice sono gli investimenti che vengono fatti nel comparto che ci caratterizza, e quindi abbiamo delineato le slide che abbiamo distribuito a soggetti che poi oggi insieme a me rappresentano, come dire, di scarsa principale dell'argomento, e adesso li affrontiamo insieme. Allora, la prima slide che credo dobbiamo assolutamente considerare riguarda naturalmente l'andamento del settore. Lì c'è un grafico che ci dice con grande evidenza, direi palmare addirittura, che effettivamente il settore delle costruzioni ormai è allo stremo, e in particolare all'interno del comparto delle costruzioni il settore che riguarda il nostro comparto, cioè il calcio e il fuso, è quello che è messo peggio di tutti. È il settore che, come diceva il Presidente Sarto, addirittura ha ridotto più della più del 50% alla prima posizione, un dato assolutamente spaventoso, ma con cui dobbiamo fare i conti di economia. C'è poi un altro dato che abbiamo rilevato, perché se è vero che questa riduzione del mercato c'è stata, ci siamo posti anche la domanda di quali sono gli operatori che poi affrontano questo livello, questi livelli produttivi. Qui abbiamo avuto la sorpresa di vedere che forse i dati sono meno importanti, sono meno gravi di quello che in realtà ci aspettavamo, per cui mi azzardo in una conclusione tutta mia personale, cioè che pur essendo quelli i dati, diciamo, non parlo del esatto, pur essendo quelli i dati ufficiali, io sospetto che in realtà il numero delle imprese e soprattutto il numero di impianti sia decisamente più basso. Ora è vero che abbiamo stimato che ci sia circa il 20% degli impianti che sono inattivi, e non l'abbiamo stimato sulla base di un criterio economico, ma abbiamo verificato perché nelle consultazioni che abbiamo con la base associativa, non parlo solo di industriale, noi chiediamo sempre se l'impianto è stato chiuso o se è semplicemente inattivo. Quindi sono indicazioni di carattere puntuale. Dicevo, abbiamo stimato che c'è un'emissione per cui gli impianti in realtà attivi sarebbero 1900. Io ho il sospetto però che sia un numero ancora in eccesso, che la realtà sia ancora più bassa. L'andamento del settore, parlo della produzione, è il contorno della slide che segue, ed è un andamento molto chiaro, ripeto, rispecchia quel dato complessivo di cui parlavo prima, per cui dal 2007 ad oggi abbiamo perso appunto il 56% della nostra produzione. Lo vediamo anche nel grafico che segue, e credo che l'immagine totale picchiata dell'indicatore la dica praticamente a terra. Abbiamo poi provato a immaginare che se il trend di calo della produzione e quindi anche delle imprese potesse continuare con i ritmi che abbiamo attualmente conosciuto, probabilmente l'anno saranno tutte altre tante imprese che sono numeri che ora tutti gli indicatori dicono che il 2013-2014 sono probabilmente l'anno di massima caduta, e che probabilmente tra la fine del 14 e il 2015 ci sarà l'inversione di tendenza. Probabilmente noi siamo per, come dire, congenitamente risposte all'ottimismo, quindi pensiamo che sia vero, però è altrettanto vero che sono tanti anni che ci diciamo probabilmente abbiamo raggiunto il fondo di barile, quindi c'è da sospettare che qualcosa possa anche non andare un po' spiegato, però stando agli indicatori del macro settore effettivamente una situazione di interesse si sta cominciando a registrare. Le segnalazioni che ci vengono dalle imprese, almeno quelle di recente dimensione, che poi hanno una situazione geografica
privato, a livello nazionale, funzionamento locale, ci dicevano che i primi mesi dell'anno non erano stati così male, o meglio non così male rispetto a quello che loro si aspettavano, sempre in perdita, sia ben chiaro, però come dire una perdita forse così. Ripeto, sono indicazioni che vengono da uno osservatorio particolare, quindi neanche privilegiato particolare, perché in realtà rappresenta una somma delle situazioni differenti che pure possono essere presenti sul territorio. Invece se andiamo a chiedere alle imprese che invece hanno un orizzonte territoriale più ristretto, la situazione cambia profondamente, continuano a fermare e a sostenere il calo di produzione ormai portati a quello di cima. Una situazione questa presente un po' di caratteristiche analoghe al territorio, tant'è che abbiamo provato anche a immaginare una suddivisione dell'area dell'Italia per provare e in effetti le differenze ci sono, ma sono differenze molto negative, in alcune parti si perde solo il 50%, il 54% in altre solo il 60%, insomma mi pare che ci sia una morte diversamente colorata, ma con queste premesse io direi di entrare un po' invece nel vivo del tema che ci riguarda, e cioè quello degli impianti e dei macchinari. Siamo partiti per fare questo dalla verifica di quello che l'Istat ci dice essere gli investimenti nel settore del progetto professionale, e l'Istat ci dà anche la specifica di dove questi investimenti vengono realizzati, e questa tabella, eccola, ci dà la indicazione puntuale, ci dice che su 199,6 milioni di euro per anno nel periodo 2008-2011, in questi 198 milioni ben 196,9, cioè circa il 70% di ricantare i quadri di impianti e macchinari. Poi c'è anche uno spettacolo di questa cifra che ci dice che 136, 97, quasi 98 vanno gli impianti e macchinari e circa 40 poco meno va invece a noi. Anche qui abbiamo provato poi a renderlo praticamente evidente con questo grande e credo che siano assolutamente e facilmente comprensibili. Insomma, fare un dato significativo che all'interno del mondo degli investimenti realizzati all'interno del settore, due terzi di questi sono stati fatti. Allora, cosa abbiamo visto? Perché nonostante la crisi spaventosa che stiamo vivendo, nonostante negativo di cui siamo purtroppo testimoni, esiste sempre un vicino, debolissimo quanto vi pare, ma c'è, che induce le imprese a parte del settore calcistico affezionato a conservare al componente produttivo degli impianti e dei macchinari una valenza proprio strategica, perché se, ripeto, in quel contesto si continuate a investire il 70% del pochissimo che c'era, la volontà mi pare che sia ben chiara. Allora questo lo dico non tanto in termini consumatori, perché poi al di là delle percentuali, ma anche tutte le aziende sono in ordine di libere commesse, insomma non funziona così, non c'è un altro metodo per valutare. Però, ripeto, non per consolare, ma semplicemente per dire che evidentemente esiste all'interno delle imprese del calcestruzzo la sensibilità per rispondere a certe soluzioni di carattere tecnologico che possono in qualche modo migliorare il settore. Naturalmente questo lo dico all'interno di un momento produttivo che è un drammatico, quindi se in questo momento andassimo a dire alle imprese di calcestruzzo cambiate tutto l'impianto, rinnovate tutto il parco macchina, naturalmente non avremmo una risposta espressa in termini decenti, forse avremmo una parolaccia. Però al di là di questo, ripeto, mi pare che il dato significativo sia importante. E anche qui abbiamo poi provato a commentare un'indicazione di chi è che ci ha dato questa risposta. Il campione che abbiamo intervistato è un campione fatto di 700 miliardi, che su 1900 rappresenta una percentuale di poco meno del 40%, 37%. Quindi, ribadito anche il fatto che riguarda imprese iscritte e non ad APCAP, mi pare che possa intendersi come un'altra.
Bene, qui vediamo che sostanzialmente gli impianti sono nella stragrandissima maggioranza dei casi, superiamo l'80% impianti di tipo orizzontale, che hanno circa nella misura del 30% solo fino ai 10 anni, mentre nel 70% dei casi hanno una vedutà che supera i 10 anni. Nel qui sono sicuro che hanno un tasto sensibilissimo solo nel 15-18% dei casi hanno un telescolatore e invece per contro hanno una elevatissima percentuale di automazione, questi rispondono addirittura il 95% dei casi. Allora, senza adesso tornare alla versata questione dei mescolatori sì, mescolatori no, il vantaggio, il non vantaggio, perché è un argomento che in fondo oggi è una po' della nostra il nostro obiettivo, non c'è dubbio però, ripeto, se noi parliamo di quello che dobbiamo riconoscere che esiste una dotazione di impianti di un certo tipo e qui invece vorrei sapere da voi se la tecnologia di impianto di tipo verticale ha possibilità di implementazione e di quale direzione, è un tipo di impianto che ha un'età considerevole, ora secondo i tecnici delle imprese della nostra associazione gli impianti non è che siano così né che uno cambia come un abito, ritengono che per la valutazione dell'efficienza dell'impianto sia fondamentale capire che tipo di manutenzione viene fatta. La manutenzione, se fatta bene, ci dicono può portare l'impianto benissimo a una durata di 10-12 anni, però questo anche è elemento su cui ci si può confrontare. Vedo niente, anche qui le riflessioni sono pare interessanti, si tratta della stragrandissima maggioranza dei casi, come del 90% di quelli miei rimangono persi e su questo e sulle pompe dovremmo aprire un ragionamento, questo conferma ancora una volta che la scelta che ha fatto il settore è quella di dotarsi di pompe del sistema. Questa è una valutazione tutta mia personale, non c'entra l'ATECA, non c'entra l'ufficio dell'ATECA, però è un servizio che fa una sua elaborazione. Ma siamo sicuri che questa è la scelta strategicamente parlando più vantaggiosa e non parlo solamente delle organizzazioni, parlo dell'intero comparto e quindi anche delle vostre imprese. Io in qualche dubbio che questo possa essere ce l'ho, però poi confrontarci. Si tratta, tornando alle nostre bidoniere, di una situazione che vede la stragrandissima maggioranza che qui, una percentuale di 80% di bidoniere con più di 4 assi e che prevedono una fonte che la stragrande maggioranza dei casi, anche qui vi ripeto, ma sono caratteristiche costanti, ha fino a oltre 8 metri cubi di montagna. Infine, come nel caso degli impianti, c'è il problema della vedutà. Abbiamo qui immaginato una vedutà media tra 10-5 anni perché, come l'abbiamo immaginata nel caso degli impianti, abbiamo puntato al periodo di ammortamento, abbiamo un concetto di fiscale, ma che in qualche modo ci fa capire perché si sceglie un parametro del genere. Bene, insomma, in questo caso abbiamo che l'80% circa delle vedoniere hanno 15-5 anni e anche qui dicono gli esperti delle nostre imprese una volta diventa dominante il tipo di manutenzione che viene fatta. Se è una manutenzione fatta bene posso arrivare a fine 10 anni queste vedoniere. Vediamo se questo momento pompe, qui è più facile perché in realtà le caratteristiche le abbiamo invitate al tema della qualità che anche qua troviamo la stragrande maggioranza dei casi che sono elementi di un altro di terzi, mentre ciò che riguarda l'età anche non ci sono la stragrande maggioranza dei casi pompe che vanno oltre i 10 anni. Io mi fermerei qui nell'illustrazione delle schede e dei risultati, però mi sono anche un po' a immaginare che cosa questi elementi conoscitivi
organizzazioni che rappresentano i produttori segnatamente tali da quelle imprese che seppure non vuole succedere che hanno fatto parte dell'associazione. Io mi sono fatto un video, poi dopo ve lo racconto, però mi